qual è secondo voi? Che si confonde spesso con un'altra erba. Questa è quello che vi ho fatto vedere prima, è una pigris, è un tipo di cicoria, assomiglia alla cicoria, ma appartiene alla stessa famiglia ed è ottima. L'ho fatto vedere là prima come era diversa, avete visto il portamento? Perché là in una terra coltivata, qua in una terra calpestata, nonostante sia calpestata, ha questo sviluppo. Guardate qua che è moltitudine di cose, la margherita, bellis perennis, questa qua col fiore giallo che fa il soffione, questa è un'altra erba molto comune, molto molto interessante, qual è? Tarassaco, no? Il tarassaco. Il tarassaco è il fiore, è commestibile, sempre in insalata, sempre fare quelle cose la lì. Pianta detto, no. La pianta come no, certo, è sempre commestibile, addirittura anche cruda in insalata quando è tenera, o comunque cotta nel misto. Guardate come sono differenti a volte nel loro stadio vegetativo. Questo è tarasso, questo pure è tarasso. Mo sembrano due piante completamente diverse, le vedete? Ecco qua, che questa è giovane e si sta sviluppando, eccola qua. Guardate, poi quando c'hanno il fiore non vi potete mai sbagliare, le piante hanno, tutte le piante hanno un fiore completamente diverso dall'altro. In fiore le piante sono l'unico modo per riconoscerlo con assoluta certezza è vedere il fiore. Fanno il soffione, come abbiamo detto, sono la stessa pianta, conosciuta anche come dente di leone, conosciuta come tanti modi. Loro nome è tarasso ed è una delle piante più comuni, che veramente crescono dappertutto, nelle aiuole, ovunque. Ottima da mangiare. Qua ce n'era pure qualcun altro interessante che volevo farvi vedere. Eccola qua. Questa qua, che pure si riconosce abbastanza facilmente, si chiama... Qualcuno la riconosce? Sono persone che... No. Oh, Giovanni ha fatto i corsi, Giovanni qua. Questa si chiama piantaggine. Ce ne sono due tipi, questa è la major che arrotondata, questa pure fa foglie enormi. Non immaginate le erbe che dice ma io l'ho vista nella foglia piccolina. No, vi torno a ripetere, le erbe si sviluppano in base alle condizioni in cui si trovano. Questa è una aiuola calpestata. Se stanno in un terreno, se stanno al sole, se stanno in ombra, se stanno in primavera, se stanno in inverno e compagnia bella. Se ci pascono gli animali oppure no. Questa è una piantaggine, fanno o una foglia arrotondata come questa o una foglia lunga, stretta e lunga. La riconoscete perché ha queste nervature, è inconfondibile, ottima da mangiare, cotta. Se vi morde un'ape, se vi morde una zanzara, un tavano, una cosa, è leggermente lenitiva in montagna, anche per i tagli.